Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Come va? I don't know what he's talking about. Tutto bene? I'm so lost. Me too. I don't even know. He's back again. Weekend, com'è andato il weekend, ragazzi? Capito. Compiti li avete fatti almeno? Compiti? Compiti? He's like speaking in a foreign language or something. Sentite ragazzi, fatemi un piacere. Aprite il libro alla pagina 143 e completate esercizio B. Devo uscire un attimo, arrivo. Fate questo esercizio e arrivo. Che stupido che è. È davvero un imbecille. Che idiota. Proprio scemo. Mia madre potrebbe insegnare meglio di lui. Il corso di psicologia è 10 volte più interessante di questo. Davvero, dici bene. Ricevere un pugno in faccia sarebbe più divertente di sedersi un solo minuto in questa classe. Vorrei piuttosto tagliarmi i capelli a zero anziché partire questa lezione. Non sta mai zitto. Davvero, magari stesse zitto un solo minuto. Grazie per il messaggino. Come è andato il weekend? Non era male. Penso di averte visto alla festa I Sei Uomini. Non mi ricordo. Quando? Sabato sera, nella stanza 6C, sul divano. Non mi ricordo. Era una brutta sera. Eri lì con una ragazza? Non mi ricordo, ma mi piace l'idea. Con chi? Non lo so. Una ragazza bruttina. Veramente non mi piace. Oh, that is it. Ciao Rich, come stai? Senti, mi trovo in difficoltà. Io ho questi studenti che non vogliono lavorare, non vogliono fare niente. Io gli faccio domande, non mi rispondono neanche, non capiscono niente. Cosa devo fare? Bisogna avere pazienza, Rich. Gli studenti sono saggi e sono intelligenti e impareranno la lezione con tempo sufficiente. Hai ricevuto il messaggino dell'INUS? Sì, Lindsay Lohan si sta disintossicando di nuovo. Ah, davvero? Pensavo che non fosse mai uscita dalla casa di cura. Ma stai scherzando, è la quinta volta. Magari fossi come lei. Ma che? È una brutta bestia e poco pulita. Ma che dici, Josh? Non hai capito che scherzava? Tu serio, perché vorrei essere come lei? Ah, grazie a Dio. Lei fa veramente schifo. Beh, ho capito, Vincenzo, però non lo so, davvero. Oh, Rich, bisogna avere pazienza. Ma... Vabbè, grazie. Grazie, vediamo. Ora ritorno. Megan, che dici? Tutto a posto? Ho una storia da raccontarti. Sai mantenere un segreto? Se so mantenere un segreto, ma va. Scusami, il prof ci racconta sempre la storia del ragazzo dell'email? Il ragazzo che gli ha mandato l'email la truffa. Non ti ricordi? Sono io. Davvero? Ma fantastico! Sì, non hai idea. Questo è troppo divertente. Ma perché l'ha fatto?
Ho bisogno di soldi per il mio folloco. Ragazzi! Zitti! Arriva! Vero! Arriva! Zitti! Va bene, avete fatto? What's he talking about? Avete finito, ragazzi?